Buonasera a tutti e bentornati per questa prima live del 2023 su Italian Military Archives. Questa sera riprenderemo un discorso già iniziato ad ottobre. Uh, questa live, infatti, sarà un po' il secondo episodio della puntata. Con l'ammiraglio Santarini e Marcello Musa, dove abbiamo parlato della, della marina militare italiana durante il periodo eh, della guerra fredda. Quindi abbiamo coperto il periodo dal 46 al, all'89. Questa sera, appunto, copriremo il secondo periodo, dall'89 fino ai giorni nostri, e lo faremo con un illustre ospite che adesso porto a schermo che è eh, l'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte. Buonasera ammiraglio. Buonasera. Dunque, l'ammiraglio ha un lunghissimo curriculum che cercherò umilmente di, di riassumere. Ha, ha un'esperienza, è stato più di 40 anni in marina, ricoprendo uh, molti gradi dal guardia marina fino all'ammiraglio di squadra è stato, ha uh, svolto ruoli di comando e direzione sia a terra sia su unità navali, tra cui piace ricordare Corvetta Irone, Fregata Maestrale, ma anche l'incrociatore Andrea, Andrea Doria. E poi eh, dal 2008 è passato in, in ausiliaria, poi nel 2012 in riserva e comunque ha... Eh, si è interessato molto nella sua vita di questioni strategiche insegnando in varie università e poi ha uh, fondato il uh, think tank. Possiamo chiamarlo sito uh, Mediterranean Insecurity, dove si, uh, si, si parla di, di geopolitica, ci sono molti articoli, si tratta anche delle questioni marittime legate al, al conflitto in Ucraina e quant'altro. Dopo la live vi inserirò il link in descrizione. Quindi, di nuovo buonasera a Miraglio e spero di, aver, di non aver messo nulla nella, nella presentazione. Ottimo, ottimo, ok. Bene, allora, come abbiamo detto, eh, riprendiamo un po' il punto da dove avevo lasciato la discussione con Santarini e Musa lo scorso ottobre. Nel 1989, il 1989 è un po' un anno di svolta per due motivi. Uno... Eh, finisce la guerra fredda, anche se poi l'Unione Sovietica, come sappiamo, si dissolverà due anni dopo, e poi è l'anno in cui eh, viene fatta la legge per, che, che sancisce la nascita dell'aviazione navale in Italia. Un argomento molto delicato nella storia della, della Marina italiana, della Marina militare dopo, prima della Regia Marina e che finalmente diciamo, trova il suo, la sua risoluzione. L'aviazione navale ovviamente... Eh, viene incarnata dal, dalla porteri leggera, ehm, leggera Garibaldi che imbarca eh, i velivoli Harrier Plus dal, operativi dal 91 e quindi una no grossa novità per la Marina quindi la prima diciamo, domanda, punto di discussione è appunto questo cosa eh, ha significato da una parte la fine della Guerra Fredda e l'introduzione di questo nuovo sistema d'arma per, per la Marina Innanzitutto bisogna dire che eh, quando è finita la guerra fredda eh, tutto di un botto, il programma navale della legge navale 75 era ancora in corso e infatti è stato completato qualche anno dopo. E bisogna anche dire che il programma navale del 74-75 prevedeva solo navi. Previste da, di impiego eh, nella, nella parte alta dello spettro eh, delle crisi, quindi era pronta per fare la guerra. La, quella che lei chiama aviazione navale, in realtà, è eh, la componente aerea imbarcata che è in tre forze, Non dobbiamo dimenticare. Che il cosiddetto gruppo aereo eh, ha piloti dell'aeronautica e piloti della Marina che lavorano insieme. La differenza rispetto, per esempio, agli stormi antisommergibili è che mentre questi ultimi sono a comando aeronautico, il gruppo aereo imbarcati è a comando di un ufficiale pilota della Marina Militare. Cosa ha significato? Ha significato una cosa molto semplice. Che era lo strumento che ci permetteva di andare più lontano a gestire le crisi e ad affrontare i conflitti, più lontano rispetto al Mediterraneo centrale. Questo è stato il motivo principale che ha spinto la Marina a esistere per un accordo con l'Aeronautica. In modo da avere aerei a reazione e non solo elicotteri. E devo dire che questa è stata una scelta positiva e tempestiva. Mm -hmm. Tant'è vero che noi spesso dimentichiamo che quando abbiamo mandato i primi reparti in Afghanistan, eh, prima che ci andasse la NATO, ma eh, partecipando alla coalizione, i velivoli del Garibaldi erano pronti a dare eh, l'appoggio le nostre forze di terra sia pure con eh, una condotta molto prudente quindi la cosiddetta aviazione imbarcata è servita è stata già impiegata uh -huh. come lei sa verrà impiegata eh, nelle crisi dei balcani certo Vabbè. e quindi eh, noi ci siamo ritrovati che eravamo pronti con uno strumento che sia pur numericamente contenuto è riuscito a gestire le situazioni. Parliamo di strumento eh, numericamente contenuto perché ovviamente le dimensioni dello strumento sono stati per lunghi anni oggetto di un grosso dibattito tra forze. La Marina aveva sempre insistito per avere quattro navi maggiori, otto navi antiaeree e da 12 a 16 unità di scorta di altura, diciamo le cosiddette frigate, e la difesa ci ha concesso al massimo due navi maggiori, quattro navi antiaeree e un numero di eh, unità di scorta alturiere che è variato da 12 a a 20 a seconda delle circostanze. Qual era il problema che abbiamo dovuto affrontare quando è scoppiata la stagione delle operazioni di pace con il Libano prima, il, eh, lo sminamento del canale di Suez, eh, le operazioni eh, in Adriatico e eh, nel Levante, che eh, avevamo delle navi fatte per essere veloci, per essere silenziose in modo da contrastare i sottomarini russi e le abbiamo utilizzate per il pattugliamento a bassa velocità, diciamo utilizzando dei mezzi molto sofisticati per compiti che avrebbero potuto essere svolti anche da unità un pochettino meno eh, ambiziose dal punto di vista prestazionale. Questo ha portato la Marina a uh, cercare una, uh, un assetto delle proprie forze che è stato definito da un capo di Stato Maggiore della Marina, l'amiraglio De Donno, l'assetto High-Low un miscuglio di navi di eh, prestazioni elevate fatte per le crisi più gravi e di navi in grado di svolgere i compiti meno ambiziosi ma più di routine e più necessari tipici delle operazioni di pace. Certo. Parallelamente, noi ci siamo resi conto che costruire <coughs> le navi in casa su criteri solo nostri non serviva molto. È vero che già da anni Rispettavamo gli standard della NATO, però c'era la, la necessità di fare qualcosa in più, qualcosa in più che consentisse a noi di eh, mostrare agli altri la nostra capacità, soprattutto nel campo dei sistemi d'arma e dei sensori, e quindi metterli a disposizione di altri, e poi di prendere il meglio di quello che facevano gli altri. Quindi è nata la stagione delle cooperazioni internazionali, cooperazione con i tedeschi per i primi sottomarini non nucleari, gli U212, dobbiamo parlare di sottomarini e non semplicemente di sommergibili, perché possono permanere a lungo eh, sott'acqua, e eh, la cooperazione con i francesi per le navi di caratteristiche internazionali sia le navi, certo. sia le navi mm -hmm. e di scorta di altura. Sono nati certo. quindi i programmi di orizzonte e il programma di esatto. Però nel frattempo eravamo, avevamo cominciato ad andare oltre il Mediterraneo. Mm -hmm. Eravamo andati nell'Oceano Indiano, ci eravamo affacciati per la prima volta nel Golfo eh, di Guinea e ci siamo resi conto che le navi che eh, avevamo costruito per la legge navale del 75 erano troppo piccole e soffrivano nei teatri oceanici. Perché una nave di dimensioni troppo piccole in un ambiente oceanico perde la propria capacità di combattimento e entra, diciamo, in situazione di sopravvivenza. Molto prima di una nave più grande, mm. già alle navi Quindi... della Legge Navale, avevamo delle fregate che erano circa 1000-1500 tonnellate in meno rispetto alle eh, coeve delle altre nazioni, mm. soprattutto delle eh, marine inglesi. Mm -hmm. Eh, Marina inglese, francese e americana. Quindi per fregate della legge navale del 75 ci riferiamo alle lupo le, e le maestrale principalmente No. Le lupo sono pre, pre. legge navale. Mm. Ci riferiamo alle maestrale mm. alle quali poi si aggiunsero i pattugliatori, i quattro pattugliatori che eh, erano originariamente destinati all'Iraq e poi sono stati incorporati nella Marina Italiana per ridurre il numero di giorni in mare delle navi che avevano Sì, tra l'altro e... storia, storia curiosa perché erano state commissionate negli anni Ottanta, poi bloccate per l'embargo relativo alla guerra Iran-Iraq rimaste ferme eh, in cantiere e poi nei primi anni Novanta fu deciso di di metterli in servizio con la marina però erano anche all'epoca all della loro entrata in servizio erano un progetto abbastanza datato no? sì però erano uh, dei pattugliatori. si ritorna sì. nel discorso del high low mix sì. si ritorna al discorso di, che non servono solo le navi tipo maestrale che avevano il sistema di sil silenziamento nei confronti dei sottomarini il suono alla profondità variabile e tante altre cose, ma delle navi un po' meno ambiziose, sia pure con buone capacità eh, di armamento, come sono stati in effetti i quattro pattugliatori, erano utili perché riducevano il carico di lavoro delle navi già esistenti. Non dimentichi che la ragione che ha portato il Parlamento a accettare il passaggio alla marina dei quattro pattugliatori tipo soldati è stata proprio la constatazione che le nostre navi tipo maestrale e tipo lupo oramai svolgevano il doppio, se non in alcuni casi il triplo, dei giorni di navigazione rispetto a quanto fosse finanziato dal bilancio ordinario okay. quindi una mossa per mantenere le capacità operative della marina allungarle in una fase dove i bilanci non, non sembravano eh, dover aumentare ecco. esatto quindi è stata una soluzione che è stata eh, relativamente poco costosa che però ha consentito alla marina di non spremere al, più di tanto e maestrale che erano decisamente navi sofisticate, chiarissimo. E prima, appunto, avevamo citato var varie operazioni, mi piace ricordarlo anche per, per gli ascoltatori che chi non sapesse, che eh, la, la Marina di fatto, ha, ha avuto un, un intensissimo uso eh, di spiegamento, partecipazione ad operazioni negli anni 90. Un intensificarsi delle operazioni che era già iniziato uh, negli anni Ottanta, però mh, dicevamo un po' con l'ammiraglio che un, un utilizzo, un dispiegamento più intenso della guerra, uh, che, che, che non è durante la Guerra Fredda. E questo, come dicevamo, ha creato usura presso molte navi e anche ha, ha portato la Marina a capire che c'era bisogno di. di Uh, nuovi, nuovi tipi di design ecco. e, quando Amirale ha citato la, la ripartizione delle, um, delle navi in due unità maggiori quattro unità contraeree mi, mi sembra un po' il, il discorso che fino ad allora la Marina aveva mantenuto l'idea uh, dei due gruppi navali una a Taranto, uno alla Spezia, incentrati appunto su unità maggiore, due eh, caccia, uh, caccia per difesa uh, aerea e poi eh, fregate e pattugliatori d'altura. Mentre poi negli anni 90 questo concetto anche, da una parte le ristrettezze di bilancio e dall'altra le... Le esigenze operative dettate dalle esperienze degli anni 90, quindi Libano, Somalia, Golfo Persico, ma anche eh, le esigenze in Adriatico per uh, le operazioni nei Balcani, anche l'operazione in Albania. Hanno portato a quest'idea di un gruppo d'altura incentrato intorno a un'unità maggiore, che all'epoca era la Garibaldi, e un gruppo misto per diciamo, la proiezione dal mare, quindi incentrato su delle unità anfibie. Guardi, eh, ci vorrebbe una carta geografica del Mediterraneo, no? Noi dobbiamo considerare che da sempre nella storia d'Italia la Spezia è stata una base di proiezione verso ovest e Taranto è stata una base di proiezione verso est. Certo, noi negli anni 90 non avevamo più bisogno di proiezione verso ovest perché sembrava tutto tranquillo, poi adesso eh, l'esigenza si è ripresentata e quindi abbiamo concentrato le nostre forze verso est proprio perché lo sforzo veniva fatto in Adriatico, nel Levante e poi verso il Corno d'Africa. Certo. Quindi non era solo una questione di risparmio, che peraltro esisteva, ma era anche una questione operativa, perché se lei considera una nave di La Spezia che va a Suez ci mette due giorni in più rispetto a una nave che parte da Taranto. Certo. Bene, quindi la, eh, nella, nella, verso la fine degli anni 90 viene anche poi fuori quello che sarebbe, eh, sarebbe poi stato il, il design di, di nave Cavour, quindi un'unità che eh, se non ricordo male il concetto nasce per una portaerei, eh, cioè solo portaerei, poi nasce l'idea di, di una portaerei ibrida, quindi con sia capacità anfibie che Uh, per ospitare il gruppo di volo, e poi alla fine si arriverà una, una, una forse un 70 nave porterie e 30 nave anfibia, quindi sempre tutte e due le capacità, ma più spiccata capacità uh, aerea, diciamo. Ma guardi che il Cavore, grazie a Dio, è nata eh, già dall'inizio come nave multifunzionale. Se lei guarda l'ultimo volume che il buon dottor Giorgerini, Bonanima, ha pubblicato per i tipi della racchine, troverà un certo numero di saggi proprio sul concetto di multifunzionalità. Il concetto di multifunzionalità che nasce: primo dalla necessità di radunare più capacità. Con eh, un numero limitato di mezzi. Io prima le parlavo di quattro unità maggiori, otto unità anche aeree, compagnia bella. Quando io posso avere la metà di quello che mi serve, ovviamente cerco di fargli fare più ruoli possibili. Chiaro che non li fa al massimo livello, perché non li potrà fare al massimo livello, però potrà farli abbastanza bene. In varie circostanze, non dimentichiamo che nave cavour è nave ospedale, nave anfibia, nave portaelicotteri e nave porta-aeromobili, Quindi certo. ha una flessibilità di impiego notevole. Le dimensioni inevitabilmente hanno risentito della prospettiva di impiego oceanico. Per cui siamo passati dai eh, 10.000 e passa dei Garibaldi, che più o meno poi si è assestato sui 13.000, ai 27.000. Però proprio il doppio scopo, impiego oceanico e multifunzionalità, ha portato il Cavour a assumere le dimensioni che ha assunto e la stessa cosa, dicasi per il Trieste. Non dimentichiamoci che Trieste sostituisce tre navi da 9.000 tonnellate, i cosiddetti tre santi, no? San sì. Giorgio, Marco eh, e San Giorgio. Navi peraltro semplici, di basso costo, che sono risultate molto efficaci. Sì. Tra l'altro, due San Giorgio e San Marco degli anni 80 e il San Giusto è entrato invece negli anni 90. Esatto, con lo stesso però progetto, con lo stesso tipo di disegno. Uh -huh. eh, abbiamo una domanda dal pubblico tecnica, nel senso, eh, qual è la definizione pattugliatore d'altura? Eh, come si. Cosa sta a significare, cosa dovrebbe fare, immagino. Uh, rispetto a una fregata anche il sapendo pattugliatore... che esistono di, diversi tipi di pattugliatori d'altura come magari vedremo verso la fine sì, sì, d'altura, di semialtura, altura costieri, litorane eccetera, il pattugliamento ha a due scopi sempre, presenza e sorveglianza M quindi serve per prevenire più che per uh, punire e per esaminare la situazione e tenere sotto controllo le aree calde del mare, dei mari di interesse, questo è lo scopo del pattugliatore. La fregata è una nave che ha delle capacità di combattimento, quindi, ha delle capacità combat che sono sviluppate anche a livelli maggiori, certo. E invece una domanda, abbiamo una domanda già che ci, ci porta de, in là con il tempo, però sul, sul numero di velivoli del de, di nave Cavour, potranno uh, quando ci sarà il, il passaggio inter, intero agli F-35, uh, quale sarà la capienza massima di velivoli? Cioè comunque sappiamo che la marina... Uh, Riceverà, se non erro, 15 F-35 a decollo verticale. Ne potrebbero sì, però, ospitare. Di più. Quelli dell'aeronautica. Eh? Ah, ok. È stato previsto l'impiego. Ok, sì, sì. Ci sono sia quelli della Marina, sia quelli dell'aeronautica, con i piloti delle rispettive forze armate e i piloti aeronautica eh, faranno la qualificazione eh, per operare sulle Ok, l'abbiamo accennato prima, eh, i programmi di cooperazione, perché eh, piccolo passo indietro, negli entrando negli anni 90 eh, sono ancora in linea i due cacciatori pediniere classe, classe audace, ardire audace, e eh, nel 93, tra il 91 e il 93 entreranno in servizio invece i due, eh, due classi Durand la Penne il Membelli e il Durand della Pen ovviamente serviva uh, trovare presto un sostituto per Ardite Audace e da qui nascerà poi il, il programma Orizzonte no? quello per i futuri cacciatori che all'inizio vede anche la partecipazione oltre la Francia, Francia del Regno Unito poi il Regno Unito ne uscirà e rimarrà solo un progetto uh, italo-francese sì eh, i, i britannici ne sono usciti per un motivo molto semplice che loro non amano le navi eh, con più troppe funzioni vogliono navi semplici robuste con poco equipaggio che sappiano fare almeno una cosa bene vabbè? non tre mm. abbastanza bene okay, per vabbè. cui per cui loro poi hanno sviluppato il loro poi, tipo 45 che sono, se vogliamo, la brutta copia dell'orizzonte, <ride> anche se sono straordinariamente simili. Eh. Sì, 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 le, effettivamente sono, a, a prima vista le forme sono estremamente simili. Tra l'altro, il, ricordiamo, il, eh, questi sono appunto, na, questo è il Duilio eh, adesso nella. nella nella Marina ci sono quattro cacciatorpediniere in servizio, Duilio e Doria, durante la e Minbelli e questi Duilio e Doria sono i due classi Orizzonte che abbiamo appena citato, che tra l'altro uh, piccolo, diciamo, excursus per chi ci ascolta, la difesa antiaerea si basa sulle 48 celle per missili superficie-aria e i tre uh, cannoni eh, 78 breda da 76 super rapidi che come aveva già un po detto l'ammiraglio santarini nella live precedente sono dei mh, dei cannoni molto efficaci per la difesa di punto quindi per uh, intercettare i missili da crociera e poi c'era questa l'ammiraglio parlava di questa distinzione tra la, la difesa antiaerea um, di questo tipo su questi tipi di cannoni, quella magari più um, quella americana sui i phalanx o comunque armi di più uh, corto raggio. Quindi questi tipi di armi permettono una difesa da più lunga distanza e quindi evitare che detriti del missile o quant'altro cadano e facciano danni sulla nave. Certo, le navi antiaeree sono fatte. Per proteggere gli altri, per proteggere un'intera formazione contro una serie di attacchi aerei, i sistemi di difesa di punto e i sistemi di autodifesa, perché dal Falaxi poi eh, si parla di difesa ma sostanzialmente autodifesa, si sono evoluti col tempo e si sono evoluti per contrastare. L'incremento della velocità dei missili, soprattutto mm -hmm. col missile subsonico, era possibile usare dei calibri minori, col missile supersonico, bisogna sparare più lontano. E però la Marina italiana non ha mai creduto nel Phalanx, mm. non ha mai creduto in mitragliere pesanti. È partita già con la 40-70. Certo. di 3000 alla 4070 che spara dei proiettili eh, che nella carica esplosiva hanno un certo numero di palle di acciaio, e anziché puntare allo scoppio della testata in guerra, come fa il Phalanx, punta sulla, alla distruzione dell'avionica mm. e dei sistemi di autoguida. Chiaro, compromettendo quindi l'arrivo sul bersaglio. Esatto. E il 76, che è diventato super rapido, e quindi è valido anche per l'attuale ritmo eh, di fuoco, anche come arma antimissile, svolge la stessa funzione. E il fatto, guardavo mh, qualche, facevo qualche comparazione, guardavo per esempio ai class Harley Bark americani, che ovviamente sono navi diverse, pensate anche per altre esigenze, quelle portano un numero doppio di celle antimissile, uh, però non hanno quest questo tipo di armi. no? La differenza sta mh, semplicemente nel... nel nel ruolo per cui sono state sviluppate o per altro. La marina americana è una marina essenzialmente oceanica, prevede di eh, avvicinarsi alla costa, di operare vicino alla costa solo in alcuni casi, e con alcuni tipi di unità. Il concetto di Littoral Combat Ship eh, è l'esempio. Mm -hmm. E le lettere della ship sono profondamente diverse dalle altre unità altruiere, che hanno un po' meno eh, bisogno di eh, eh, capacità di autodifesa antimissile. Quando noi operiamo, per esempio, nello stretto di Hormuz, non possiamo dimenticare che lungo le coste ci sono delle postazioni missilistiche, quindi l'autodifesa è fondamentale. Chiaro, chiarissimo e diciamo abbiamo parlato di navi di superficie di portaerei ma non abbiamo parlato di, di sottomarini e volevo portare ecco, nel periodo che ci interessa quindi partendo da, dagli anni 90 la marina aveva in, in linea i battelli della, della classe sauro non ricordo se erano ancora in linea qualche battello della classe Toti nei, nei, negli anni 90, eh, però in questo periodo, verso la fine degli anni 90, nasce anche lì la necessità di trovare un nuovo design per, per i sottomarini e eh, si opta per uh, un progetto tedesco, il, gli, il Type 212, U212, per battere per battere di nuova concezione quindi volevo chiedere all'ammiraglio ma, nelle marine odierne europee ma in particolare nella marina italiana che ruolo ha il, il, il sottomarino? ecco lei ha detto bene sottomarino perché i sauro sono gli ultimi sommergibili mm -hmm. e eh, la classe Tornado sono i primi sottomarini il sottomarino ha il ruolo di eh, esplorazione avanzata, di presenza occulta, oltre a quello classico di arma insidiosa in caso di guerra aperta. Durante tutte le operazioni della NATO, eh, sia l'Active Endeavour, sia prima la Sharp Guard, sia l'Aid Force e compagnia Bella, i sottomarini sono stati impiegati Vicino alle coste nemiche o nelle aree calde eh, del Mediterraneo, soprattutto, mm. per vedere cosa succedeva e costituire una specie di eh, allerta avanzata. E le assicuro sono stati estremamente utili perché ci hanno permesso di scoprire molte cose che altrimenti non avremmo mai scoperto. Poi mi piace ricordare anche che le, sono predisposti anche per uh, ospitare reparti COMSUBIN, quindi di far uscire gli incursori della Marina anche lì in, in modalità abbastanza stealth, come si direbbe oggi. Beh, tradizione, questa è la tradizione. La strategia della battaglia in porto, come si è stato detto, fu inaugurata addirittura dal town di Rebel nella prima guerra mondiale. Certo e devo dire i maggiori successi che ha, ha conseguito la Marina sono stati proprio quelli certo bene e, questi, questi battelli sono diciamo il progetto è tedesco però imbarcano della componentistica eh, italiana, vero? ma già prima noi esportavamo componentistica italiana eh, in Germania per questo i tedeschi hanno accettato di collaborare con noi una delle eccellenze italiane poco nota è la Riva Calzoni. Gli impianti idraulici eh, di movimentazione eh, degli impianti di scoperta sono sempre stati italiani anche, eh, anche negli anni precedenti alla collaborazione per il semplice motivo che i nostri impianti Riva Calzoni sono decisamente più silenziosi di tutti gli altri. Ah, poi pensare, prego, per la prego. prima cosa del sottomarino è la silenziosità, e, ricordiamo che ovviamente questi nel, in ambito nato vengono chiamati SSK che sta per uh, Submar Submarine Surface Killer, e quindi mezzi che devono uh, appunto. Fungere da mezzi insidiosi per le unità di superficie avversarie, ma anche per dare la caccia a, a battelli avversari, giusto? Beh, questa è la classica funzione della Guerra Fredda, che sembrava messa da parte eh, negli anni 90 e negli anni 2000, eh, adesso sta ritornando eh, in auge Certo, anche per quelle quelle. Eh, ad esigenze di intelligence che, che ricordava anche poco fa chiaramente bene invece tornando sempre alle, alle cooperazioni eh, l'avevamo accennata prima la, la, la classe Frem quindi le, le fregate di nuova generazione che anche lì avrebbero dovuto progressivamente eh, rimpiazzare le varie le varie unità della, della classe della classe maestrale, ma anche i pattugliatori eh, soldati. Anche questo è nato da una, um, da una cooperazione con la Francia. Qui uh, gli inglesi erano parteciparono all'inizio, o fu puramente un'iniziativa franco-italiana? No, no, le France sono nate direttamente franco-italiane e basta, e l'Italia si è imposta. Nei confronti della Francia, nel prevedere due sottoclassi, la sottoclasse ad alte prestazioni di combattimento e la sottoclasse per, eh, diciamo, le operazioni di peacekeeping e le operazioni più a, più a minore, diciamo, minore densità di minaccia. Okay. Quindi, noi abbiamo. Eh, la sottoclasse ad altre prestazioni, che guarda caso, ha il cannone a 76 PUA e non il cannone a 127, mm -hmm. però ha una capacità di scoperta di, som di sommergibili che è molto elevata, mm -hmm. mentre invece la sottoclasse per il peacekeeping e per il pattugliamento ha capacità antisommergibili meno sviluppate. E, eh, però c'ha il cannone del 127, quindi è in grado di operare, diciamo, in aree di crisi più che in aree di guerra. Ecco, infatti, le vediamo qui: le, a, a sinistra il tipo che imbarca la, il doppio il a prua, imbarca il cannone da 76, quindi questa è l'unità con cap più capacità antisommergibile, mentre a destra quella che monta il 127 a prua e che è classificata appunto multiruolo, ruolo eh, tutto che ricordava l'ammiraglio oh, attenzione, vi... eh... attenzione il progetto originale prevedeva quattro unità sofisticate mm -hmm. e sei frame in versione gestione crisi okay. noi abbiamo ceduto due frame versione gestione crisi all'Egitto sì. abbiamo rimpiazzate con una unità sofisticata e una unità di gestione crisi. Quindi, anziché avere 4-6, il high-low mix è 5-5. 5-5. Due, queste due unità che sono in costruzione, se non sbaglio. Sono una e una, mm. anziché essere tutte e due versioni di gestione crisi. Mm. Chiaro. E tra l'altro volevo... Mh, Volevo mostrare anche questo: cioè la, visivamente sono molto differenti, chi, si nota una certa distinzione tra la FREM, eh, ho scritto male carabiniere, pardon, <ride> uh, le, la, fre, la frem italiana e la Frame francese. Uh, leggevo che intanto montano un cannone in meno, le frame uh, francesi. E poi hanno uh, una componente di missili per l'attacco a terra, giusto? Sì, la, la, la ragione. E poi, ah, e poi ovviamente spicca l'infrastruttura radar. Che a meno da profano mi verrebbe da dire più sviluppata su, sulla frame italiana. Sì, sì, ma eh, questo è dovuto al fatto che i francesi hanno delle esigenze differenti. Rispetto alle nostre, tant'è vero che loro eh, hanno sostanzialmente le... bisogno di grosse capacità antisommergibili, soprattutto in Atlantico, mm -hmm. quindi capacità antisommergibili di tipo diverso eh, rispetto a quelle italiane, che per il Mediterraneo è più difficile dal punto di vista dell'acustica e eh, soprattutto devono gestire il loro impero coloniale loro usano sempre nel, eh, hanno sempre delle navi nell'oceano eh, australe hanno sempre delle navi nel pacifico e quindi eh, hanno bisogno di navi a maggiore abitabilità mm. e questo va a spese dell'armamento chiaro chiarissimo allora volevo prendere qualche domanda dal pubblico Uh, allora ci chiedono uh, buonasera, ammiraglio. Come uh, sono giudicate le nostre navi e più in generale la nostra marina all'estero? Negli Stati Uniti, per esempio, insomma, chi meglio di lei che ha avuto modo di uh, lavorare molto con colleghi NATO? Eh, sono considerate bene. In USA, eh, guarda caso, il progetto della Constellation è un progetto italiano. Quindi gli americani stanno seguendo eh, la linea che stiamo seguendo noi. Mm. Che, eh, ricordiamo la, la Constellation: sono le, le nuove eh, fregate per la Marina Americana e l'appalto per, la per, la, per il loro design. E poi la costruzione si vedrà se non erro: si, eh, è in capo a Fincantieri e questo sì. è una, un concept. Fincantieri USA. Eh? Mm -hmm. E invece a livello di eh, sempre rimanendo su questa domanda, diciamo, a livello di eh, comportamento in ambiente operativo, anche stando alla sua esperienza, ovviamente. Quando vengono, quando vengono nel Mediterraneo, eh, le navi portere, i gruppi potere americani chiedono sempre una delle nostre navi intere. Ah. Che si integra benissimo. Lo facciamo eh, fin dai tempi della guerra fredda c'è sempre stato un grosso livello di collaborazione fra noi e loro e devo dire che loro ci hanno sempre considerati sempre rispettati sempre stimati Come, hanno diciamo nel, nelle discussioni nelle, nelle vari tavoli insomma eh, che, che avete partecipato c'è la mia domanda era questa, c'è stato un uh, consiglio oppure uh, esigenze degli alleati affinché l'Italia si dotasse di questa piuttosto che di quell'altro tipo di unità nei vari programmi navali? Ma c'è sempre una discussione in atto. Mm. Eh. E ovviamente il problema qual è? Il problema è che si discute in base alla situazione attuale e poi le situazioni cambiano. Le faccio un esempio. La corvetta di pattugliamento europea, la European Patrol Corvette, che è un progetto a guida italiana, guarda caso. Ecco, eccola. Esatto. E qui rispondo indirettamente alla domanda ultima a proposito della considerazione in cui siamo tenuti dagli altri. È una nave da gestione delle crisi no? che dovrà sostituire il Cassiopea. Tannoli e gradualmente poi il Sirio e le medaglie d'oro. Però è una nave da, ancora da crisi, crisi più avanzate rispetto a quelle degli anni 90, quindi con ambienti operativi più, diciamo, rischiosi, però è sempre una gestione di, di aree Prevenzione, pattugliamento e presenza. Chiaro. Uh, Un'altra domanda abbastanza curiosa che uh, cerco di interpretare. Cioè, nel, nel, abbiamo parlato in apertura della, della rinascita dell'aviazione navale, di quanto questa sia stata uh, agognata. C'è mai stato in Marina qualcuno che invece non uh, la. Uh, diciamo non la sosteneva con, con molta enfasi mi verrebbe guardi, da dire guardi è una vecchia storia fra le due guerre mondiali non so se le ho mandato le slide eh, della mia conferenza sulla regia marina da Versailles eh, sì. Sì, ah. sì 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 in effetti noi puntavamo a costituire una marina in funzione antifrancese e siccome i francesi i portieri non ne avevano, c'era una grossa compagnia interna marina che diceva che la portiera era un giocattolino inutile. Certo, di fondo c'era un errore, che la Francia si stava avvicinando alla Gran Bretagna, per cui questo, questa concezione sarebbe stata superata. Però non c'è stata una grossa opposizione interna alla al fatto di dotarsi di ehm, aerei e non solo di missili antiaerei, perché vedete l'aereo ha il vantaggio rispetto al missile a lunga portata. Il missile antiaereo, diciamo, lo standard 1, quelli sui quali ho lavorato io per metà della mia vita in marina, che avevano una portata di 80.000 yard, no? Quindi il missile non discrimina. Il missile colpisce e basta, quindi il missile funziona in una situazione di guerra dichiarata. Ogni aereo che si avvicina è brutto e cattivo al nemico, e quindi noi lo tiriamo giù, punto. Il velivolo offre una maggiore flessibilità, perché certo. consente di discriminare, di gestire, di seguire, di indirizzare. Quindi eh, sotto questo punto di vista non c'è stata una grande opposizione interna nella Marina. Sì, avevamo ricordato nella live precedente uh, che beh, le, le, le ospiti le opposizioni, diciamo, vennero sempre al di fuori dalla marina e eh, citiamo il caso del, dei piloti di marina che negli anni nel 53, se non ricordo male, rischiarono l'arresto sull'aeroporto di Napoli. <ride> sì. Bene. Eh, piglio un'ultima domanda, poi magari andiamo avanti e che... Il concetto eh, multiruolo multi in ambito navale è più una necessità o un pregio? Alla luce è una necessità. Facile, facile. <ride> ecco. Perché il multiruolo significa che non si fanno eh, i, non si svolgono i compiti al livello massimo possibile. Certo. Per fare più cose le faccio a un livello medio-alto ma sicuramente non altissimo. Mm -mm. Ma il concetto di multiruolo c'è anche nell'orizzonte, c'è anche, sia pure nascosto, nel Trieste, c'è anche eh, nelle FEM, sia pure con una propensione più verso eh, il combat di alcune e più verso la gestione delle crisi delle altre. Ma il multiruolo, quando si hanno poche navi, è inevitabile, è una necessità. Certo, poi anche eh, fronteggiando comunque, ricordiamolo, c'è stato poi la... al di là che i bilanci comunque si riducevano progressivamente, in più c'è stata la, la, la crisi finanziaria che ha provocato un ulteriore... Eh, ulteriori problemi per il finanziamento del budget della Marina e quindi... Sempre, sempre di più emerge la, la, la necessità molto, la, la, la ricordavamo prima, la nave Trieste per esempio rimpiazzerà tre unità, tre unità minori che comunque permetterà anche di, di fare più economia a livello di equipaggi perché con un equipaggio più ridotto si potrà avere le stesse, se non di più le capacità di proiezione dal mare che con tre unità minori, no? Sì Beh, si è nato per operare lontano. Eh? Per operare appunto in ambienti oceanici. Mm, chiaro. Quindi, um, un, uh, andando avanti, magari poi abbiamo, abbiamo parlato del modello 98, abbiamo parlato dei, uh, dei vari progetti di cooperazione, quindi noi siamo arrivati nel più o meno metà, dei, na, metà della prima decade del, del, del 2000 con una marina diciamo uh, in parte rinnovata perché abbiamo, uh, sono entrate in linea le prime Frem, sono entrate in linea i caccia classe orizzonte, nel, uh, è entrato in linea il, il Cavour affiancato dal Garibaldi che poi è stato, um, è, il Garibaldi è tornato a quello che era stato il suo uh, ruolo originario, quindi un, una porta uh, una porta elicotteri in sostanza, che ha, uh, vedremo se, se avrà un. Uh, ci sarà, ecco. No, questa magari la, 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 gli faccio la domanda. Ammiraglio, ci sarà un futuro per il Garibaldi dopo l'entrata in servizio di, tri, di nave Trieste? O, o no? Le navi eh, secondo l'ammiraglio De Giorgi, padre, non dovevano durare più di vent'anni, mm. adesso ci riesce Grazie alle nuove tecnologie, alla capacità di cambiare i sensori e a un certo numero di eh, soldi, ahimè, si riesce a far campare anche 35-40 anni. Beh. Il Garibaldi è dell'85, 95-15, ah, sì. 25, è prossimo alla fine eh, della sua vita operativa. Ora, non vorrei sbagliare, ma penso che potrebbe essere la nave più, più anziana, lasciando fuori Amerigo Vespucci e, e Palinuro. Sì, ma insomma, più, più di un certo periodo non leggerà Polina, eh. <ride> Certo, ha fatto il suo, ha svolto un certo numero di missioni anche complicate, tipo l'appoggio ai nostri contingenti terrestri in Somalia e in Afghanistan. Quindi devo dire, è stata una spesa uh, ben messa a frutto. Assolutamente. Infatti, puttissima... infatti. Eh, esatto. In, allora, in Somalia gli Harrier uh, ebbero il loro primo battesimo in ambiente operativo però i primi attacchi contro obiettivi furono portati nei, nei balcani giusto nei balcani e poi in afghanistan, e poi in afghanistan chiaro. Sia pure con regole di comportamento molto prudenti eh. certo e quindi andando avanti nella nostra narrazione eh, una marina rinnovata che però comunque Uh, di fronte al, all'obsolescenza alla alla, e poi alla successiva messa in disarmo di molte unità, aveva comunque un, un bisogno uh, di rinnovarsi. Perché ricordiamolo, tra Primi anni 2000 vengono uh, cedute le ultime fregate lupo, classe lupo. Tra il 2013, dopo il 2013 inizia la, la, la messa in disarmo dei pattugliatori tipo soldati, delle, delle maestrale. Quindi, sapendo questo, in anticipo, c'era bisogno di, di dare nuova linfa alla, alla Forza Armata e quindi si arriva alla, alla legge. Eh, la legge navale del 2014. Quindi la domanda è: co come ci è arrivata la Marina? Quali sono state le esigenze che hanno portato alla scelta delle unità contenute nella legge navale? E poi ovviamente vedremo queste unità nel dettaglio. Ma se lei vede, una volta sistemata la questione della, della squadra navale, diciamo delle forze di uh, impiego combat complesso Cavour, eh, Orizzonte, eh, i due eh, Mimbelli e le Frem, eh, ovviamente si ponevano un certo numero di problemi eh, collaterali. Primo, i sommergibili. I sommergibili, non dimentichiamoci che fino a da, da adesso e ancora per poco abbiamo una parte di sottomarini però abbiamo ancora un paio di sommergibili che dovranno essere sostituiti mm -hmm. poi c'è l'obsolescenza inevitabile dei tipi di oro della Penna. i tipi okay. di oro della Penna eh, dovranno essere sostituiti e quindi si pone il problema dei DDX no? che sono stati eh, non, non è partito ancora il progetto però è eh, di prossimo avvio poi c'è eh, il problema dei pattugliatori polivalenti di altura che si aggiungono alle fregate però sono nati per sostituire appunto i classi soldati mm. poi c'è la europea del Corvette. poi c'è il problema delle navi di contromisure mine quindi mm. c'è una serie di eh, necessità di sostituzione che non incidono sul, sul numero della Marina, ma servono solo per tenere del, eh, dei mezzi aggiornati eh, e allo stato dell'arte. Ultimo, ma eh, non meno importante, adesso si sta ponendo il problema delle dei mototrasporti costieri e delle navi tuttofare eh, tipo eh, mototrasporto fare tipi Gorgona eh, e gli altri tipi eh, delle isole navi flessibilissime utilissime che però poverine hanno 30 anni e passa e quindi adesso si sta pensando come modifica della legge generale anche a queste navi qui questo ad, eh, adesso. Sì. Ok. okay. E, abbiamo accennato prima appunto pattugli i pattugliatori eh, polivalenti d'altura, abbreviati in PPA, classe town di Revell Sono queste navi qui che eh, hanno ricordiamo hanno tre configurazioni. La prima, la light, dove in sostanza sono armate del del cannone a prodiero da 127 e del, del 76 sovraponte uh, a poppa e, e basta insomma. Ora vabbè non, non sto a citare l'armamento leggero uh, invece poi nelle, nelle, nelle configurazioni successive uh, la, la, la Light Plus prevede l'installazione delle celle per la difesa antiaerea, mentre poi le, le Full prevedono cannoni, difesa antiaerea e anche la, il lancio dei, dei falsi bersagli e dei siluri eh, antisottomarino. Anti, anti Quindi di fatto, eh, Miraglio, sono, sono in, in queste, queste navi in versione full sono, sono delle fregate di fatto. Beh, sono nate come navi modulari e la eh, componibilità stile Lego No? è stata inaugurata eh, dai tedeschi con le navi logistiche ed è stata sviluppata dai danesi i danesi hanno delle navi che eh, sono capaci con un certo tipo di armamento di fare il pattugliamento delle coste della Groenlandia poi tornano in patria operano nel Baltico che è è un ambiente ad elevato livello di minaccia e quindi vengono dotati di armi in più. Però come sta evolvendo la situazione io prevedo che Light e Light Plus rimarranno un po' sulla carta. Mm. Avendo noi eh, sette navi eh, di questo nuovo tipo, sono sette navi che inevitabilmente dovranno avere le capacità che eh, ahimè sono piuttosto ambiziose. Le abbiamo, abbiamo mandato al town di Revel eh, a Rumus in versione full ed è inevitabile, no? Per cui eh, questo era un concetto nato in tempi di crisi e non di eh, possibili ostilità aperte, però con la capacità di potersi adeguare rapidamente qualora i scenari fossero cambiati. Vedete, una delle cose che io apprezzo di più della nostra Marina è che ha sempre avuto lo sguardo lungo. Sì. Durante la Guerra Fredda pensava già alle operazioni, diciamo, di peacekeeping, infatti nel 79 è cominciato, e durante l'epoca del peacekeeping ha sempre mantenuto una capacità combat. Adesso che le capacità combat diventano diciamo più eh, frequenti o più impellenti rispetto alle capacità di gestione delle crisi, eh, grazie a Dio abbiamo dei mezzi che possono fronteggiare queste situazioni. Ah, e poi non ho, non ho citato che uh, queste navi ovviamente sono predisposte tutte per, per installare i missili, i missili antinave, quindi uh, assolutamente in caso di necessità possono essere convertite in, in fregate di fatto. Ehm, ultimo diciamo, uh, elemento della legge navale, appunto l'ha già citata. Uh, Nave Trieste che è una, una nave a stassalto anfibio, porta aeromobili, quindi una nave che può fare molte cose. No? e dovrà imbar imbarcherà anche degli F-35 se, se non è sì, lo. non come capacità principale, ma avrà la possibilità di farlo. Mm -hmm. Quando possiamo mandare lontano una nave sola, altrimenti avremmo dovuto mandare il Trieste e il Cavour insieme tutte le volte. Certo, perché poi ricordiamolo, eh, in, una, in uno scenario dove magari il Garibaldi andrà in disarmo, avere due navi maggiori c'è sempre eh, la situazione in cui una delle due magari è in bacino per eh, lavori di manutenzione, quindi quando si palesa una necessità eh, serve l'altra e, e quindi questo insomma doterà la marina di, que di, quest di questa capacità. Forse a me mi viene in mente il, il concetto delle divisioni incrociatori della, della Regio Marina, un'unità divisione su tre unità, perché quando una magari è a rotazione a, ai lavori, ci si può uh, affidare a un, una squadra di due unità. Ma certo, quando c'è una situazione di pericolo, non è che si vuol dire scusate un attimo. Eh, eh tengo altre cose più importanti da fare è un po' il problema della marina francese perché lei eh, eh, indirettamente ha messo il dito nella piaga principale della marina francese cioè, cioè il, il fatto di non avere quando il eh... De Gaulle va ai lavori che succede? quando? il, il De Gaulle va ai lavori eh, non eh, hanno non Esatto, non hanno quella. Che... Perché loro hanno le Mistral, ma le Mistral ovviamente non possono operare i Rafale per dirne, per dirne una. Quindi... Le Mistral sono la versione allargata delle, no, dei nostri santi, San Giusto, San Marco e San Giorgio. Mm. Perché sono stati fatti esattamente eh, come abbiamo fatto i tre tipi di San Giusto. Sulla base di standard mercantili e non standard militari. Mm. Quindi sono navi adatte a operare a un basso livello di eh, eh, tensione, diciamo. Okay. Non sono navi combat, ma sono navi da neo, da eh, non combatterante evacuation operation, da piccole operazioni eh, stile e eh, costo o bel genere chiaro effettivamente sì quando de gol va ai lavori è indisponibile quindi sì i francesi non avranno questa, questa possibilità in casa dunque siamo ormai allora a, a fatta esclusione dei dei ddx che erano mi ricordo dei ddx Uh, si era iniziato a parlare quando uh, no, vennero fuori i primi concept, uh, disegni, render del, appunto dei pattugliatori di nave Trieste, della, della nave uh, portologistico di DX. Pure venne, venne fuori questo design che ora voglio recuperare. Questo qui che abbiamo detto dovranno sostituire uh, i, i, de i tipi della PEN. E quello che si trova, le, le poche informazioni che si trovano a, in, in giro pa, si parla di navi eh, oltre 10.000 tonnellate. Qualcuno ha anche parlato di, di ha riutilizzato il termine incrociatore. L, sappiamo qualcos'altro? Ci possiamo aspettare qualche novità in futuro? Ammiraglio cosa ne pensa? Ma comunque è un'evoluzione di più orizzonte: ok. È un'evoluzione di tipo orizzonte che dovrà comunque tenere conto delle mutate situazioni operative. Quindi ambienti oceanici e ambienti ad alta densità di minaccia. Perché il ruolo dei GDX, esattamente come il ruolo delle orizzonte prima di loro, della Pen e delle audace, è proprio quello di combattere e... Proteggere le formazioni fornendo loro una copertura aerea. Su questa non c'è, uh, se non sbaglio, cioè tutto un progetto. In caso italiano, non ci sono forme di, di cooperazione no? con altri paesi? ma Stiamo vedendo, eh, perché in effetti la cooperazione ci piace, <ride> ma va, va definito perché in effetti eh, noi dobbiamo fare quattro. Eh, tipi d'uilio no ah. e ne abbiamo fatti due e i francesi più o meno hanno fatto la stessa cosa avevano anche loro un programma addirittura di farne sei no mm -hmm. eh, però quello che conviene è sostituire le navi una volta ogni vent'anni esattamente come stiamo facendo noi certo. quindi eh, siamo fasati temporalmente con i francesi eh, ci sono contatti con la Francia, ma la Francia per adesso non si è ancora impegnata bene. E magari ecco la, la cartina del Mediterraneo che prima ci mancava, eh, eh, ecco. dando uno sguardo al futuro, mh, e poi magari anche facendo il punto perché tanti, almeno fino all'anno scorso, mia percezione, percezione per, mia personale era che nel, nella maggioranza delle persone non ci fosse molto la consapevolezza appunto del, del ruolo delle forze armate in un periodo appunto di, comunque di pace, di prosperità se vogliamo chiamarlo. Secondo me da quello che, che ho visto in questo anno dopo l'invasione dell'Ucraina c'è un po' un, un risveglio nel senso che si, si capisce forse un po' Pochino di più uh, il senso del, delle forze armate oggi, ovviamente parlo della, della maggioranza delle persone, non, non degli addetti ai lavori. E in questa fase eh, volevo chiedere il suo parere su questo, e poi mh, qual è il ruolo uh, della Marina oggi che dovrebbe essere comunicato o meglio alle persone, o che comunque le persone dovrebbero essere più consapevoli. Vede, il ruolo principale della Marina è, per usare una sola parola, è quello della protezione. Protezione a livello interforze dei nostri reparti che operano lontano, protezione delle vie di comunicazione, protezione dei commerci e eh, protezione delle nostre comunità all'estero. Se lei poi va a vedere la nostra storia, in effetti, eh, questi sono dei ruoli che la Marina ha sempre dovuto svolgere nel corso dei secoli. In questo momento noi ci troviamo in una situazione curiosa. Abbiamo da una parte l'instabilità della galassia islamica, no? Mm -hmm. Questo è un momento di relativo armistizio, quindi eh, relativa pace, no? però ci sono continui rivolgimenti interni eh, nel Levante, eh, nel, nell'Asia occidentale e nell'Africa nel centro-settentrionale. E d'altra parte abbiamo la guerra alle porte, con eh, la Russia che ce l'ha con noi e che minaccia di diciamo, compiere quantomeno eh, degli atti di uso limitato della forza. Quindi eh, ritorniamo al discorso del high-low mix. Dobbiamo andare lontano sia per gestione di crisi, quindi per sedare le instabilità, e dobbiamo andare lontano anche per operare e per soprattutto prevenire le minacce. Perché diceva un vecchio saggio, un certo Mahan, un'onza di prevenzione vale quanto una libra di cura. Io direi anche di più, eh, vale anche di più rispetto oh, alla cura. Per cui la prevenzione è fondamentale e la Marina in questo momento si sta dando da fare eh, ed è impegnata molto più di quanto non si creda eh, in vari teatri operativi. Le consideri il Sinai, il Corno d'Africa, il Golfo di Guinea, il Mediterraneo centrale, il Golfo Persico, UMUZ. Noi mandiamo una nave eh, praticamente in ognuno di questi, eh, di questi teatri, ma ce ne servirebbero di più, certo. Consideri che a ogni, ogni stormio di fronte dobbiamo andare una nave a appoggiare il nostro contingente in Libano, quindi praticamente ci ritroviamo in una situazione in cui i numeri sono i nostri principali nemici. Come si diceva, non, non, non ci si rende sempre molto bene conto del, di quest'opera perché uh, magari l'esercito le, e l'aeronautica sono forse più uh, riconoscibili per quello che fanno, la marina forse è, è, è sempre più complesso ma è estremamente importante. E nonostante questo, la uh, marina per sé... Mi viene sempre, quando, quando faceva questo discorso, mi viene... Uh, mi viene in mente la, la locuzione usata da Di Revelle, l'opera silenziosa della marina. Beh, questa era, eh, <ride> Novel copiava Mahan, in uno dei libri più belli di Mahan e meno noti, che è l'importanza del potere marittimo nella rivoluzione nel francese nell'impero, sono due volumi che si cercò di tradurre in italiano ma non ci si riuscì io schissi pure una introduzione e lui diceva a proposito della flotta britannica che la flotta britannica con questi vascelli sbattuti dalla tempesta e lontano dai sguardi degli europei si sono frapposti fra Napoleone e il suo dominio al mondo in effetti, in effetti il ruolo della Marina è questo il ruolo della Marina inizia prima rispetto alle altre forze armate, anche se in questo momento noi cerchiamo di prevenire dei colpi di mano delle navi russe e abbiamo reparti dell'esercito della Natica schierati nell'Europa orientale. Quindi oramai siamo tutte, e tre, tutte e tre le forze armate sono sul piede di guerra per prevenire la degenerazione del conflitto ucraino. Certo, che come abbiamo visto insomma, nella, nel, nella seconda metà dell'anno scorso, le incursioni tra virgolette delle navi russe in, in Mediterraneo hanno fatto un po' notizia, e, però insomma, sono state uh, ben seguite da, dalle nostre navi. Comunque, come avevamo avuto... Occasione di, 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 di discuterne con lei nella live eh, ospiti da, da Luca di Parresia qualche mese fa: la flotta russa è messa abbastanza male in generale, ancora di più nel, nel Mar Nero? No? è messa male. Hanno tanti mezzi, mezzi mal ridotti, mezzi nati per la guerra fredda, però hanno pochissimi mezzi. Eh, per la gestione delle crisi, mezzi che stanno sfruttando al massimo, stanno subendo perdite perché, ovviamente, non sono delle navi aggiornate. Perché, purtroppo, per, per il, il signor Putin eh, hanno puntato tutti i soldi sull'esercito e sull'aeronautica, no? puntando sull'invasione dei carri armati e sul bombardamento terroristico si sono dimenticati che a questo mondo si lavori in tre certo tra l'altro loro se non ricordo male dovevano acquisire delle, delle Mistral però non fu, sì. non fu fatta la vendita per via del, dell'invasione della Georgia no? quindi privan sì. privandole quindi della, di una capacità di, di proiezione dal mare che che attualmente non hanno in... ah, no, hanno vecchia hanno specie eh, gli scalafondi che sono gli alligator le navi anfibie le hanno tutte radunate poverine. le hanno fatte venire dall'estremo oriente eh, e dal mar bianco e zoppicando zoppicando sono arrivate a rinforzare la flotta del mar nero e ne hanno poi eh, si chiamano gli ultimi sono le pol polnocchni no? Uh -huh. e ne hanno radunate una quindicina e le usano come navi anfibie eh, ma soprattutto come navi logistiche tanto è vero che un paio di queste sono saltate in aria perché erano cariche di munizioni e i livelli di sicurezza poi gli ucraini hanno detto che erano stati loro ma ehm, avendo visto le navi russe nel periodo eh, di relativa eh, diciamo amicizia con loro eh, I loro i livelli di sicurezza eh, sono decisamente bassi. Beh, sì, la storia, la storia russa, insomma, è abbastanza eh, piena di casi di negligenza sul comparto sicurezza di, di navi sì, e, sì. Sottomari e sottomarini. Anche <ride> bene, e, dunque, pens abbiamo coperto praticamente tutti gli argomenti che volevamo trattare e quindi insomma eh, a conclusione ricordiamo nuovamente l'importanza dell'opera silenziosa della marina che come ha detto prima l'ammiraglio vie viene prima delle altre forze armate quando si, si tratta di, di operare in contesti di crisi eh, nel caso dell'Italia, senza, senza la Marina non ci sarebbe l'intervento uh, in teatri lontani, ovviamente, data anche l'ovvia collocazione geografica del paese. E quindi, in questo periodo, specie in questo periodo, è bene, è bene sempre ricordare questo ruolo. Una, un auspicio per, uh, insomma, per il futuro della, della Marina, della, in questo questo scenario un po' caotico di fronte a noi? La marina è fatta per gestire scenari caotici, no? Se c'è un uh, qualche cosa che manca in questo momento alla marina è la componente di controllo dei choke points. Mm. Ci abbiamo rinunciato, gli ultimi sono stati degli scafi tipo Spraviego, no? Mm -hmm. E adesso è un'esigenza che, sta ritornando, che eh, sta ritornando in auge. no? Era in effetti decaduta fino a pochi anni fa, ma adesso quello che sta succedendo a Babelmande e quello che è successo anche nello settore di Gibilterra ha costretto eh, sia la NATO sia la coalizione eh, dell'Afghanistan a disporre di eh, navi le, da pattugliamento veloce no e questo noi per adesso non ci stiamo spendendo molta attenzione però prima o poi il canale di otto eh, lo dovremo guardare e non lo possiamo guardare solo con le navi grandi, le navi piccole e compagnia bella poi ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che Babel Mandeb è La porta del Mediterraneo, oltre a essere la porta del pianto, è la vera porta del Mediterraneo. Se ci chiudono Babel Mandeb, noi eh, non riceviamo più niente. Altro che il canale di Sulzo, certo, l'abbiamo visto qualche anno fa con la. Bene, questo sarà il prossimo capitolo che la Marina italiana dovrà affrontare. Quello dei mezzi leggeri, velo sottili, veloci, cosiddetti, che poi è una nostra tradizione, no? Assolutamente, sì. sin dalla Grande Guerra, direi. Bene, ammiraglio, io la, la ringrazio, e, insomma è stato, è stato un piacere, spero si sia divertito e, eh, insomma, magari se vorrà potrà tornare anche a parlare di, di questioni... Precedenti al periodo che abbiamo trattato, appunto, magari a parlare anche di Regia Marina, e sì. bene, mi fa piacere. E con questo, insomma, la ringrazio nuovamente. Ringrazio chi ci ha seguito, numeroso fino adesso. Quindi, buona serata, buona cena, e alla prossima live. Grazie a tutti. Aiuto.